Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, nulla cambia in questo 2020 e Lewis Hamilton, dopo essersi proclamato campione del mondo in Turchia, torna ad essere califfo in Bahrain, nella prima delle due gare in programma a Shakir, con un diverso layout della pista. L'inglese stabilisce con 1:27.264 il nuovo record del tracciato del Golfo Persico e riesce in questo modo a ottenere la pole numero 98 in carriera, la decima di questa stagione. Un Hamilton grande numeri, un Hamilton in gras polvero che rifila quasi 3 decimi al compagno di squadra Valtteri Bottas, che riesce a stare davanti a Max Verstappen terzo oggi, sicuramente positivo, a conferma di un trittico in questo sabato di qualifiche che ha dominato praticamente tutta la stagione. Quarto posto per Alexander Albon dopo l'incidente di ieri, il gran lavoro dei meccanici Red Bull che hanno ricomposto la sua vettura e alla fine è riuscito a stare davanti a Sergio Perez quinto. Ancora una volta positivo il messicano con la Racing Point dopo il podio di Istanbul, ha convocato per lunedì una conferenza stampa al pilota messicano. Vedremo se come probabile annuncerà un anno sabbatico per lui, visto che tutto indica Nico Hülkenberg, futuro pilota in Red Bull. Ma le sorprese di questa silly season del mercato piloti possono ancora esserci. Le due Renault con Ricciardo davanti a Ocon, le due Alfa Tauri con Gasly ottavo a precedere Norris e il compagno di squadra Kvyat chiudono una top ten dove non ci sono le Ferrari, perse nel deserto del Bahrain, le rosse che l'anno scorso avevano illuminato oltre le luci della notte di Shakir, quest'oggi si sono confermate lontanissime e a mal partito su circuiti veloci, su circuiti dove il motore, la power unit è importante. E questo fa capire quanto la monoposto di quest'anno e soprattutto l'unità di potenza di Maranello sia stata la causa principale dei problemi. Vettel undicesimo, Leclerc dodicesimo, mentre domani i primi 10 partiranno tutti con le gomme medie, sceglieranno quindi le mescole, i due piloti della Ferrari che hanno preceduto il poleman dell'ultima gara, Lance Stroll, che sotto l'acqua e sulla pista scivolosa dell'Istanbul Park era finito sabato davanti a tutti. Quest'oggi ha chiuso malinconicamente tredicesimo, a precedere ancora una volta un ottimo George Russell, ottimo in Q2 con l'unica Williams. Quindicesimo Sainz che si è girato alla fine del rettilineo in Q2, probabile rottura meccanica, problemi al cambio. Vedremo cosa dirà il team McLaren. Mentre in Q1 ancora una volta laconicamente eliminate le due As, le due Alfa Romeo e Latifi. Per un sabato ancora sotto il segno della stella di Lewis Hamilton, altra prima fila della Mercedes. Verstappen domani scatterà dalla terza posizione, lato dispari per i piloti con pista migliore, ma sappiamo che il tracciato del Bahrain ha sempre dato luogo a gare interessantissime. Vedremo quindi se domani pomeriggio, ore 15:10, ora europea, ci sarà da divertirsi sotto le stelle e le luci di Shakir.